In una nota dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali riguardo al monitoraggio del conflitto di interesse, che è sicuramente una misura importante per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, ne abbiamo sentito parlare in questi giorni di quanto riguarda i fenomeni corruttivi e il conflitto di interesse in sanità. Citiamo la Regione Umbria e il PD della Regione Umbria. Torniamo però ai farmaci, si mette in evidenza che è molto importante avere cognizione dell'esistenza di possibili situazioni di conflitto di interesse all'interno delle aziende sanitarie e quindi è importante avere una strategia di prevenzione dell'anticorruzione. I vari strumenti di prevenzione dell'anticorruzione, Agenas ha messo a disposizione dei responsabili della prevenzione della corruzione la modulistica sulla dichiarazione pubblica di interessi dei medici. È uno strumento che consente di individuare la presenza di comportamenti a rischi da tenere sotto osservazione. Perché, appunto, dicevo, la corruzione si può combattere e attraverso anche la trasparenza. Questa modulistica, fra l'altro, è stata anche accolta in maniera consapevole dal punto di vista anche della categoria dei medici, perché le aziende sanitarie che si sono registrate all'utilizzo di questa modulistica e i medici che hanno scelto volontariamente di compilare la modulistica si è passati dall'1,8% del 2016 al 36,5% del 2018. La legge di stabilità del 2019, inoltre, ha affidato all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali l'attività di analisi e di monitoraggio di tutte le performance sanitarie, compresa questa importante dimensione che è quella della trasparenza. Perché il conflitto di interessi in sanità è sicuramente un problema da risolvere. Se un medico opera con interessi diversi dall'unico fine che è il suo obiettivo, cioè quello della salute del paziente, il suo operato e anche l'esito della cura possono avere esiti diversi. Perché appunto sapere che un medico riceve finanziamenti o riceve donazioni o riceve formazione da una casa farmaceutica è un atto di trasparenza che permette alle aziende sanitarie e ai pazienti di sapere che quel medico appunto ha ricevuto questi finanziamenti e quindi può avere una visione distorta o comunque può avere un'influenza sul tipo di decisioni che andrà a prendere. Ovviamente questo non è detto che avvenga, però appunto il fatto che questi dati siano noti e accessibili consente alle aziende di fare un monitoraggio e consente ai pazienti di fare una scelta. Anche perché, secondo i dati OCSE, un quinto dei soldi spesi in sanità in Europa finisce in sprechi, abusi o comportamenti illeciti. Quindi vuol dire che nel nostro Paese almeno 20 miliardi di euro all'anno costituiscono o possono costituire una mangiatoia per attività che dovrebbero essere estranee alla sanità. Quindi, come dicevo, appunto, la trasparenza dà la possibilità di accedere ai dati e ai documenti di interesse collettivo. Questi elenchi permetteranno ai cittadini di conoscere i rapporti esistenti tra lo stesso professionista e le aziende che producono i medicinali, che sono da lui prescritti e che quindi devono essere pubblici. La Regione potrebbe, coordinandosi con gli ordini dei medici provinciali, disporre l'obbligo per i medici di indicare all'interno dei propri studi dei rapporti che hanno con le aziende farmaceutici, esponendo tramite appositi cartelli questa informazione. Anche perché ricordiamo che anche nella nostra Regione non sono mancati scandali clamorosi connessi ai rapporti poco chiari fra medici ospedalieri e case farmaceutiche. A tal fine in Parlamento è stata
proposta, una proposta di legge di iniziativa dei deputati, primo firmatario Baroni, che contiene appunto disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Questa proposta di legge è già stata approvata dal primo ramo del Parlamento alla Camera, adesso passerà al Senato. Essenzialmente questo progetto di legge riprende il Sunshine Act, che è stata la prima attività che ha focalizzato la propria attenzione proprio su questo tipo di trasparenza. Quello che noi chiediamo oggi alla Regione è quello quindi di sostenere questo processo di trasparenza tramite l'approvazione di questo progetto di legge e nel frattempo, nell'attesa che venga approvata, anche di rendere obbligatoria alle proprie aziende sanitarie ed ospedaliere la trasmissione e la compilazione della modulistica sulla dichiarazione pubblica di interessi, quella appunto già predisposta da Agenas fin dal 2016, perché questo strumento consentirebbe di individuare la presenza di comportamenti a rischio da tenere sotto osservazione, quale ad esempio appunto i legami con aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici. Grazie.